L'uomo, la bestia e la virtù. E abbiamo qui la virtù e la bestia. Pirandello manca l'uomo, però Pirandello sappiamo che gioca con le maschere. Quindi questa virtù è davvero virtù e questa bestia è davvero bestia? Risponde prima. Rispondiamo prima. Marianella Bargilli, buongiorno. Sì. Buongiorno a voi. La virtù è una virtù apparente, diciamola tutta. Però è bello pensare di fare la virtuosa, che poi alla fine non lo è, però è bello comunque. E questo popò di bestione è mio marito. Marco Messeri. Sì, come bestia ho le carte in regola, però nella commedia ho anche dei risvolti, delle sorprese che fanno divertire il pubblico, ecco, quindi cioè, diciamo un colpo al cerchio e uno alla botte, non lei nel senso di botte. È una delle commedie più grottesche questa, tra 5 colpi. Ma non si dice. Esatto. E poi svegliamo tutta la trama, voglio dire. È come un revolver, capito? È come è un uomo pieno di sorprese. Mettere in funzione 5 pallottole al cuore. Dai, facciamo i seri. Facciamo i seri. Stiamo facendo Pirandello e seriamente stiamo facendo l'uomo, la bestia e la virtù. Ma è questo che non bisogna farlo seriamente, perché la gente si tocca appena dici facciamo Pirandello. Ma non è vero. No, va bene. Non mi toccate. Pirandello è molto amato, Marco. Questo tra l'altro è un testo scritto nel 1919, tratto da una novella che poi è diventata commedia. All'inizio non è stata vista molto bene perché è un po' scollacciata, giusto? Ecco. Un po' scollacciata, che lui me lo dice, ti sei scollata, scollacciata, che dici? Comunque sì, no, lui Pirandello era malandrino, nel senso che scriveva cose che alla gente non voleva sentire, ma fondamentalmente scriveva la verità e quindi è attuale, sembra scritta domani, insomma domani l'altro. Questo è vero. Parla della vita, parla delle debolezze umane che poi ci sono tutti risvolti, questa bestia che non è poi così una bestia, e l'uomo non sarà così uomo e la virtù non è così virtuosa. Sono scontri di cellule, cellule umane che fanno scintille quando si incontrano, ecco. Tra l'altro tu, Marianella, hai già fatto Pirandello, questo è il secondo Pirandello che fai. Ho fatto Il gioco delle parti con la regia di Egisto Marcucci, che ci ha lasciato poche ore, per cui lo ricordo con tanto affetto. È stata una bellissima esperienza, difficile, perché Pirandello è difficile. È difficile da studiare, da rappresentare, da imparare, da pensare di interpretare. Per cui è una bellissima vicenda anche per un attore che lo deve portare in scena. Non solo una grande per lo palestra. Sì. Io ho patito per arrivare a, come dice Geppi, a centrare il personaggio. E l'ho fatto un po' di rincorsa, l'ho accettato, mi sono cacciato dentro e poi lo rifarei anche subito, anche domani. Insomma, ho fatto un bel brivido nel mio lavoro, ecco. Tra l'altro so che è un testo, uno dei meno scritti di Pirandello, quindi da modo di interpretarlo dall'attore proprio, attore assieme al regista che ci può lavorare sopra come vuole. Sì, no, è anche a trabocchetto, perché essendoci poche didascalie, tutto scritto in esclamativo, e se uno lo prende per come è scritto comincia a sbraitare dall'inizio alla fine e si frega, perché poi diventa noioso. Quindi bisogna raschiare un po' sotto le parole e vedere che strada indicava, che strada indica, e c'è la risposta poi lavorando. E com'è andata la... Posso dare un bacio? Ma certo, anzi, ma che carino, io adesso sto qui, non vado via più. È uno scontro di cellule. Di cellule, sì, sono le cellule, chiaro. Come sono andate le date milanesi al Teatro Manzoni? Bene, benissimo. Siamo molto felici, è un teatro vivo, pieno di entusiasmo, e di pubblico soprattutto, e questo è fondamentale. E lo hanno accettato, accettato e applaudito. Ma il pubblico di Manzoni è abituato, lo sa. Sono in gamba. È un'onda che monta, monta. Sono sempre le cellule di qui sopra. Le
prossime date? Andremo in Sicilia, poi faremo il Metastasio a Prato e si chiuderà il 14 di febbraio questa bellissima avventura dopo 2 anni di tournée, per cui siamo molto felici, abbiamo girato l'Italia, Genova, Firenze, Roma, insomma è una bellissima tournée e un bellissimo risultato, facciamo gli scongiuri e le corna per i prossimi spettacoli, ma siamo molto soddisfatti. Visto che siamo ancora a gennaio, un augurio di buon anno per i nostri telespettatori, chi lo fa? No, te. Fate un coro. No, allora io dedico. Ho quasi paura, infatti, ho paura. No, siccome faccio cioè, il ruolo della bestia, sì. No? E quindi mi metto, dedico 2 versi del poeta in difesa degli animali, di una povera mucca che fu arrestata. Lei si dissocia, eh? Io se volete vado, no, resto. No, per mettere in evidenza le corna. Allora. Mi trattiene, vedete. Sì, sì, sì. Allora, una mucca innocente fu arrestata per aver scritto su un prato che cacata. È bellissimo, grazie. Geppi Gleiesis è il primo attore, capocomico, ma anche produttore dello spettacolo. Perché ha scelto di fare proprio questo tipo di pirandello, l'uomo, la bestia, la virtù? Perché è un testo bellissimo, è un testo bellissimo. Per la verità l'idea venne a André Routchamat, e con cui abbiamo fatto una bellissima edizione di Io l'erede di Edoardo De Filippo per 3 anni in giro. Una mia cara amica mi disse, secondo me devi fare l'uomo, la bestia, la virtù. In effetti è un po' eduardiana questa commedia, qualcosa. Sì, ma Edoardo è molto pirandelliano, esatto. Non si può dire che Pirandello sia molto eduardiano. Esatto. Perché naturalmente. I fratelli De Filippo hanno preso molto e hanno anche collaborato con Pirandello e addirittura Edoardo e Pirandello hanno scritto un testo a 4 mani, si chiama L'abito nuovo, che non si fa mai ma che un giorno si dovrebbe fare perché è anche bello. Beh, sa, la commedia è divertentissima, è una grande occasione per un attore grottesco, come in questo caso cerco di essere io. Io mi diletto sia nel comico che nel drammatico e qui si possono fare tutte e due le cose. Poi è una storia ai limiti del boccaccesco, in cui si deve far ingravidare l'amante da parte del marito e quindi è molto divertente. Funziona tanto e ti fa pensare, oltre a farti ridere, non sorridere, proprio ridere, perché è il testo più comico di Pirandello. Tra l'altro è stato scritto nel 1919, ma dicevamo come se fosse stata scritta ieri. Sì, cambiano le modalità del diritto di famiglia, perché naturalmente sono cambiate le cose, i figli legittimi, i figli naturali, però le tematiche, i sentimenti e le situazioni sono attuali, molto attuali. Come avete scelto il cast? Perché c'è stato poi un cambio, Marco Messeri è arrivato dopo. Sì, perché Lello non ha fatto la ripresa dello spettacolo. Con Lello abbiamo fatto 3 anni molto belli. Lello Arena, ricordiamo. Sì, Lello Arena, sì, sì, certo. E anche la prima parte di questo allestimento. Però poi tutti gli amori devono avere delle soste. Siamo stati appunto 3 o 4 anni insieme, abbiamo avuto una bella collaborazione. Poi l'uno ha ripreso lo spettacolo. Al suo posto io ho chiamato Marco Messeri. Naturalmente con l'assenso e la volontà del nostro regista che ha fatto un bellissimo spettacolo, Giuseppe Di Pasquale, e Marco si è rivelato una carta vincente, è stata una sostituzione molto azzeccata, è più giusto forse di questo ruolo, sono tutti e due molto bravi, ma è più giusto forse per questo ruolo Marco di Lello. Abbiamo parlato di maschere, perché quando si parla di Pirandello per forza si bisogna citare le maschere, lei è l'uomo, com'è quest'uomo? Sono tutti personaggi, bellissimi personaggi, ma sono tutte persone mediocri, nel senso che sono tutti colpevoli, non esistono personaggi positivi in questa commedia, no, nemmeno uno. Nemmeno la virtù, che poi è virtù apparente. Virtù manco per niente, perché poi alla fine quando deve riuscire a dare la paternità a suo marito che non la tocca da anni, da 3 anni, poi alla fine non si sacrifica una volta ma 5 volte, quindi significa che tanto un sacrificio non è stato e tanto virtuosa non è. E per cui c'è un bellissimo gioco di situazioni, di cose, il gioco delle parti,
fantastico. La gente si diverte, pensa, fortunatamente in un teatro importante come il Manzoni si divertono tanto ed è anche in qualche modo, che un teatro abituato a fare anche molte novità, sia straniere che italiane, è una curiosità fare Pirandello, no? Ogni tanto il grande teatro bisogna farlo. Comunque i classici sono sempre nuovi. Fortunatamente sì, fortunatamente per noi sì. Grazie Geppi. Grazie a voi. Ma che c'entra la moglie? La governante? Come? O credi che il caffè si faccia da solo? Animalone, ci vuole la governante per fare il caffè. Perché credi che un operaio sia più ricco di un professore? Perché l'operaio, se vuole, può farci tutto da sé, mentre il professore no, ha bisogno della governante, il professore. Che lo serva, che lo curi, che faccia di tutto per dargli quelle comodità. Lasciamo andare. Ma dico, perché fuori di casa non abbia poi a mostrarsi disordinato o distratto? Mamma, mi mandi a bordo quando viene papà. Ma mi piace tanto quando papà sul ponte comanda la manovra d'attracco col berretto da capitano e il cappotto di velocirata. Mamma, mi mandi. Mamma. Ti mando, sì, ti mando. Mi fa morire. No, ti perdo tutta la spina, sai. Non lo vedi che mamma soffre? Mi fa tanto ridere quando apre la bocca così. Come un pesce! Bravo! La mamma apre la bocca e tu ridi, vero? E lo dirà anche a papà che la mamma apre per la bocca come un pesce, perché ci ride anche lui, no? No, no! Bravo! Sì, sì! Come si sbaglia? Io ti volevo regalare quest'oggi! Bello! La vita degli insetti! La vita degli insetti! E dammela! Ma tu sei cattivo e io non te lo darò più! Entra, dottore! Senti, seguo? Ah, no, davvero! Ho bisogno di andare a dormire io, caro mio! Sì, e io ti dico che te ne puoi scordare per oggi! Che? Devo parlarti di una cosa gravissima! E vuoi che non vada a dormire? Tu sei matto! Sei medico, sì o no? Ah, hai bisogno della mia professione? Sì, subito! Va bene. Parla. E vuoi che ti parli così, su due piedi? Mentre io ti dico che è una cosa gravissima, tu sbadigli e mi dici che hai sonno e che vuoi andare a dormire. Ma scusa, se ho sonno, ho diritto anch'io di andare a dormire dopo una notte di guardia, mi pare. Ti faccio portare un caffè. Da sotterrare! Levare la vita di quattro persone, anzi di cinque, sì. Quasi di cinque, sì, perché se tu non mi aiuti io, nello stato in cui mi trovo, posso anche fare una carneficina. Niente meno. Ehi, lascia un macello, te lo giuro. Ma insomma, che cos'è? Che ti è accaduto? Devi darmi un rimedio, subito, in mattinata. Un rimedio? Che rimedio? Un rimedio che forse solamente tu mi puoi suggerire. Bene, sentiamo. Ascolti bene? Ma sì, per Dio, parla. Vada, ti parlo come un fratello, no? Anzi no, il medico è come un sacerdote. Beh, certo, abbiamo anche noi il segreto professionale, dai. Ecco, allora, ti parlo come a un medico e come a un confessore. Vada bene, eh. Tomba. Vai avanti. Nino, chi è? Sogni, chi è? Samietti. Perella ha due case. Perella? E chi è Perella? Perella è il capitano. Perella. Ma della navigazione generale, capitano di lungo corso, il comandante del Segesta, su. Va bene, sì, ho capito. Il capitano Perella. Oh. Non lo conosco. Ho capito. Meglio così, ma tomba lo stesso. Due case, una qua e una qua. Fortunato, due case. E poi? Non c'ha mai badato. Ma bisogna appunto costringerlo a badarci, quest'animale che non conosce la bellezza modesta, pudica, che nasconde i suoi tesori di grazia. Ecco, presentarli e rimetterglieli sotto gli occhi almeno un po', guarda così, permetti. Ma no, li sa, Dio mio, Paolino. Ricordarglieli! Ma se non se ne cura? Non lo so, ma perché tu
cara, guarda, e questo è il motivo per cui io ti ho cara e ti stimo e ti venero. Tu con questi tesori non hai mai saputo farli valere. Farli valere? E come? Ingrena, guarda, tante lo sanno bene. Ma che fanno? Come fanno? Non nascondono, ecco, poi via, non farmi perdere tempo in spiegazioni. Le paste, permesso! Vieni avanti, Totò, vieni! 5 minuti avevi detto, eccoli qua i 5 minuti, guarda, un'ora è passata, un'ora! Abbi pazienza, cosa delicata, Paolino! C'è pure di mezzo la mia responsabilità, capirà! Quella di mio fratello, il dottore, qua c'è un innocente! Un innocente? E chi è l'innocente? Ma tu vieni a dire a me che qua c'è un innocente? E chi sarebbe l'innocente quando siamo tutti qui riuniti, te compreso, per costringerlo a fare il suo dovere, incontro del suo dovere di marito, a costo di farmi scoppiare il cuore dalla rabbia, dall'angoscia, dalla disperazione, uno come me, che non ha mai finto, che ha gridato sempre in faccia a tutti la verità, costretto ad usare un inganno come questo con la complicità di un imbecille come te. Ma no, che pensi? Io dicevo del ragazzo, non c'è un ragazzo qua. Ma tu parli del ragazzo? Ma sì, del ragazzo, se dico un innocente, scusa. Scusami, caro, scusami, non avevo capito, sono in uno stato d'animo tale. Volevo dirti, appunto, essendoci un ragazzo, ho pensato, se Dio libera! Già, sì. E non ho voluto assolutamente! Prego. Che hai fatto? Delle paste? Me le sono mangiate. Te le sei mangiate tu? 40 paste! Metà! E metà le ho conservate per mio fratello stasera. Gesù, che m'hai portata tu? Non ci hai perduto nulla, ci hai guadagnato, anzi, un bel pasticcetto di crema squisito. Già, da leccarmi nelle dita, vero? Perché difatti sarà un festino per me. Ma no, non dico questo, dico per il ritardo, ho dovuto prepararlo, guarda. Sì, ma dico... Ma che sei impazzito? Ma che fai un braccio di ferro? Scimunito sei! Capisci? Dico... Non dubitare! Condizionato a meraviglia perché non si possa sbagliare! Benissimo, sì, benissimo. Che fai, piangi un'altra volta? Piangi. Brava, sciupati anche gli occhi, sai? No, anima mia, perdonami, scusami, io soffro più di te. Soffro più di te, dico adesso tuo strazio, che deve essere atroce. Mi ucciderei, pur di non vedere la virtù, lo spettacolo della virtù che deve prostituirsi così. È il tuo martirio, credi, ma bisogna che tu l'affronti con coraggio. E tocca a me di farlo il coraggio. Giovanni! Eccola là! Ah, sì, lo vedo anch'io. È un pasticcio, ecco. Ah, bene. Però scivola! No! Attenzione! Mi sono permesso, mi scusi tanto. Ha fatto bene, la ringrazio, caro professore. E per carità, sono io che ringrazio lei! Allora facciamo così, che alla fine ci ringraziamo a vicenda! Speriamo. Come speriamo? No, speriamo che le piaccia, speriamo che sia di suo gradimento. A me tanto, sai, tanto! Guarda! Questa qui! Mangerò questa nera! Questa nera, no, per Dio! E non cominciamo con quella nera, sai, o no? Perché tu di quella nera non devi neanche assaggiarla, se no mi fai pentire di averla portata. E perché? Perché la mamma mi ha detto che in questo momento tu soffri un po' di riscaldamento qui allo stomaco. Non è vero, signora? Sì. Ecco, e la nera in questo momento, no, il cioccolato potrebbe farti male. Non io! La mamma soffre di stomaco, non io! No! No, finiamola! Ma se l'ho fatta portare apposta così!
sì, metà e metà, me l'ha detto figliolo. Io voglio quella con cioccolato e basta. Avrei quella con cioccolato e zitto. Tanto a me non mi piace. No, diciamo così poco, ecco, io preferirei quell'altra. Mamma mia. Ma no, che cos'è? No, dico, vedo che mi sono ingannato. Ma no, ma non si butti giù. Venga su, perché io sa, mangio di tutto. Mangio di tutto. Piuttosto c'è da notare questo, che in questa tavola si mangiano soltanto chiacchiere. E che fa, Grazia? Che fa? Dov'è? Che fa? Che fa? Che fa? Che fa? Eccola, eccola, Francesco. Te l'ho detto un milione di volte che io non voglio aspettare a tavola, voglio essere servito a tavolo. E dammi qua. Ma come me lo porti? Ma se lei me lo strappa. E se tu mi avessi tutto addosso, animale. Basta! Io non mangio più! No, no, per carità! Io capitano, venga qui, per carità! Pensa, pensa che abbiamo un ospite a tavola, Dio mio, Francesco! In questa casa, caro professore, mi si fa dannare, mi si fa dannare! Panina! Ah sì, va bene, ecco qua, io la prego soltanto di avere un po' di pazienza. Ma che pazienza, me lo fanno apposta! Noi facciamo di tutto per lasciarti contento, Francesco. Ma guarda che faccia! Ma guarda che faccia! E io? No, lei. Ah, non lo faccio per me, signor capitano. Va bene, però non garantisco che arriviamo alla fine. No, io speriamo proprio che lei non abbia più ragione di lamentarsi. Ma cosa vuole sperare in questa casa? Sono anni che non riesco ad arrivare alla fine del pranzo. È stata troppo tempo in casa e lo sa di chi è la colpa? Di mia moglie. Sì, anche di questo deve aver colpa sua moglie. Sì signore, perché me la tiene sempre tra i piedi e perché ha visto nascere nonno e perché conosce gli usi di casa e perile, per il diavolo che se li porti via tutti quanti. Ma scusi, e lei per questo? Che è questo per questo? Ma professore, lo sa che lei assume delle arie che io non tollero? Ah, dico, non capisco, lei per questo perché se la deve pigliare con sua moglie? Ma io? Io me la piglio con tutti! Perché questa casa per me è un inferno! Io ci soffoco, una smania! Arrabbio! Arrabbio! Che colpa ci hanno gli altri? Che colpa ci hanno? Ma di che? Dico, se si arrabbia, con chi se la piglia se soffoca? Ma io me la piglio con me! Io me la piglio col tempo! Io me la piglio con tutti! Sì, perché io c'ho bisogno d'aria! Aria! Io sono abituato al mare! E la terra, caro professore, specialmente d'estate, io non la posso soffrire! E la casa! E le mura, gli impicci! E le donne! Anche le donne. Sì, prima di tutto le donne. Le donne con me sa. Si sta tanto tempo lontani, si viaggia. Ora non guardi che sono vecchio, ma quando ero giovanotto le donne. Ho sempre avuto però questo di bello, che quando io voglio. Quando non voglio, non voglio. Il padrone sono sempre restato io. Io Luci. Luci. Sempre che ho voluto, naturalmente. Invece lei deve essere uno che si lascia prendere facilmente. Lasci stare me, la prego. Un sorrisetto, una mossetta. La prego, capitano, la prego. E me lo figuro come deve essere con lei. Un'aria umile, vergognosetta. Dica la verità.